già. Eccolo qua. Due giorni fa, 30.000 views. Questa è la questione. Mostriamo sto video, facciamola finita. Nel senso buono. No, qua poi arrivano le cassette di 13. È successo che mio fratello mi ha mandato un messaggio su WhatsApp. Mi hanno detto di farti passare questo. Ho aperto e c'era scritto su richiama. E io ho capito subito perché lui ci ha fatto un video. Fabio già ci ha fatto un video. E quindi ci faccio un video anch'io. In questo momento sono le 11:30. Facciamo le presentazioni. Tudor Moreno, Stephanie. Abbiamo qui Moreno, ospite speciale, anche il tuo Alberto. Ci canti un pezzo? No. Ci canti un cavallo di battaglia. Che confusione. No, Sara, perché ti amo. No, faceva in tutti i mari, in tutti i mari. No, quale scalo. Vabbè, e lui è Masa. Ciao ragazzi. Abbiamo il monitor che è in quella direzione, quindi scusate se non guarderemo direttamente in camera. Facciamo partire il video. 3, 2, dico uno. Mi piace. Se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale, se ancora l'avete fatto. Ma a parte quella l'auto. Quindi ora abbiamo l'ufficio, quindi ma non sta chiamando nessuno, cioè, abbiamo un assistente personale. Ci manca il garage, nel garage potremmo mettere un elicottero, potremmo mettere la macchinina, potremmo mettere un bel po' di cose. Adesso chiami il coso. Non mi sa che l'ho già visto. Chi sta chiamando? Salve signore, garage. Va bene? Sì. Va bene, quando uno dopo vuole diventare imprenditore, la prima cosa è il garage. Lo devi comprare. Ci manca il garage e ci manca anche la casa. Da mercoledì in poi viene, perché i titolari ci sono fino a mercoledì. E devo comprare il garage. Sono un dipendente. Cioè il garage mi sta arrabbiando. Potrò mettere, la macchinina, potrò mettere un bel po' di cose. Lo so, fino a mercoledì. Non è vero. Ma che cazzo stai dicendo? Io sono dipendente, io lavoro. Nel senso, non abbiamo per dormire. Io credo qua, dove albergo? Dove? Vado al albergo. Alberto. Ma c'è anche il garage dove dormire. Ma come sta dentro la garage? No, non si può. Nel garage potremmo mettere un bel elicottero. No. Come no? Una macchinina, potremmo mettere un bel po' di cose. Ma ripeto. No. Prima. Prima hai detto di sì ogni schifo. Tutto pieno, occupato. Sono l'imprenditore mafioso. Ma fame. Ho capito, va bene, mi chiamo un'altra volta. No, l'imprenditore si fa rispettare. Un'altra cosa molto interessante, la prima cosa, quando uno vuole diventare imprenditore, la prima cosa è vestirsi da imprenditore. Cioè se ti vesti da imprenditore puoi diventare un vero imprenditore. Eccola, chi chiama ciao, Zara? Buongiorno. Ciao. Ciao. Posso comprare i vestiti qui? Sì. Ah, ok. Comprare i vestiti. Però in realtà io non ho visto niente di esposto. In che senso? Non devo provare vestiti. Ah, e li volevi tipo comprare online? No. Allora, ci sono completi, le cose. Sì, abbiamo completi, abbiamo tutto. Business eleganti. Sì, assolutamente. Il mondano, il miliardario, il broker. Ma vuoi sapere le aziende? Sì. Abbiamo gli abiti di Paoloni, poi abbiamo qualcosa di Selected. Grande Paoloni. Abiti, abbiamo anche qualcosa di Individual. E, insomma, queste marche qua, se poi vuoi andare a vedere di che cosa si tratta. Mi piace, la cravatta bianca. La cravatta non ce l'ho bianca, ho qualche papillon. Ma qui avrei già attaccato. La camicia nera penso di averla, vale, abbiamo anche le camicie nere, plastica, sì, perfetto. Prendo un botto di soldi incompleti. Spara soldi. È bellissimo. Non dimmi che è già finito. No raga. Non dimmi che è già finito. È così che fanno i veri imprenditori ricchi. Certo, mi sembra giusto. La prima cosa, quando uno vuole diventare imprenditore, la prima cosa è vestirsi da imprenditore. E vestirsi bene. Solo se ti vesti da imprenditore puoi diventare un vero imprenditore. Infatti. Allora compro, di sicuro. E allora ci vediamo, se vuoi, quando vuoi venirci a trovare, siamo qua.
Ok, va bene. Ok, grazie. 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 Come se vuole lasciare. Allora, solamente una cosa. Continua. Tagliare i capelli. No. 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 Parrucchieri, buonasera. Okay. Guarda, io mi chiamo Salvatore. Okay. Salvatore. Ah, sei Salvatore. Ma ci conosciamo? No. No. Ciao. E andiamo a tagliarci i capelli. Tagliare i capelli? Andiamo lui. Scusa, non ti sento bene. C'è un posto dove tagliarsi i capelli? Allora. Ci siamo? Sono un po' così oggi, sarà il cambio di clima. Ok. Allora, domani per le 18. Anzi, 17:30. Ok, va bene. Quanto costa queste robe? Sono 20. Quindi direi non male. Sì. Solo l'imprenditore? Sì. Sì. Macchina di lusso, cioè il completino. Allora mi sta prendendo in giro, che lei abbia la macchina di lusso e dammi che cosa me ne fai la studi, sinceramente. Oh, oh, è così che fanno i veri imprenditori ricchi. Hai fatto la gang. Mi dica che lei oggi non ha nient'altro che farsi fare che telefonare ai parrucchieri e dire della macchina di lusso? Figa raga, così che si fa. Ferrari, perché ti hai comprato una 500 non è di lusso, è per i poveri. Oh, 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 no, ma anche tu c'è la 500, che cazzo di... Ma è grossa! È così che fanno i veri imprenditori ricchi. Lei è un imprenditore non dice neanche che ha la macchina di lusso. Sono gli arricchiti che dicono che hanno la macchina di lusso. C'è spento, cazzo. I non lo dicono. C'è spento. Sai che sei proprio stupido. Non è a Torino, non entra nel mio salone. Comunque, guardi, io la ringrazio, ma non ho tempo da perdere. Sto lavorando. La ringrazio, arrivederci. Mi spiace per questo. Io sono. E senza speranza. No, è bellissimo. Ragazzi, è bellissimo. Dura 6 minuti, non 4. Quale mi ha linkato mio fratello, scusa? Un altro. Questo come si chiamava? Sul rapper chiamo. Sì, è un altro. 59. Un altro. 9 ore fa. Sei tu, fantastico guerriero, sceso come un fulmine dal cielo. Mister Frank, ma non è lo stesso vostro. Mister Frank, gang. Sì, ecco, vai, copyright. Come fanno? Pronto? Oh, bella zia. Alcuni mi chiamano Teo, altri Doro. Ti devo dare due notizie, una buona e l'altra cattiva. Allora, sempre prima quella buona. La cattiva? No, sempre prima quella buona. La cattiva? Anche oggi mangeremo solo sabbia. Domani, acqua. E quella buona, guarda quanta ce n'è. È un Red Bull. È successo il 13 dicembre. Il 13 dicembre? Faccio, ma anche è successo ieri. Stava con mio padre. L'ho dato a mio padre. Ha qualche tipo di malattia? L'Alzheimer. Scusate, quindi qualche medicina? Scaduta. Ma che cosa sta succedendo? Scusa, allergica al latte? È figlio di ovine. Io il latte ce l'hai da me. Al lattice? Io non lo uso il lattice. Se sei felice tu lo sai batti le tette. Ma che video fai con il tuo sogno? Non lo so. Mi sta accanto. In che video hai detto se sei felice tu lo sai batti le tette? Ha qualche tipo di malattia? Pensate tu, tua testa devi controllare dalla tua vita. Chi è? Il nome del dottore? Sì. Allora, Berlusconi. No! Il migliore dottore in Roma. Allora guarda, vai sicuramente allora, non è un ospedale. Sono allergica al latte. Ah, ok. Allora tu prendi acqua, no? Se no. Dove io il latte ce l'hai, non ce la faccio. Che vuoi? Birra? Whisky? Brandy? Che vuoi? Scusa, ma tu prendi qualche medicina? Allora, tu guarda, il problema che tu hai testa, no? Vai da Berlusconi. Perché poi? Ok? Che è successo il 13 dicembre? Allora, il 25 dicembre è il migliore giorno che per andare in carica. Danno tutti buono per andare. Pronto? Buongiorno! Chi è?
Sasha. Ma non ti conosco, forse hai sbagliato nulla. Sempre la voce della mamma di Sasha. Due notizie, una buona e l'altra cattiva. Dimmi. Quale vuoi sapere per prima? Quello che mi vuoi dare tu. La cattiva. Ah, dimmi la cattiva. Anche oggi mangeremo solo sabbia. Ah, mi piace. E quella buona? Ah? Quanta ce n'è? Nel mare ce n'è tanto. Ma che vuol dire? Anche oggi mangeremo solo sabbia. Ah, basta. Pazienza, una si deve adeguare. Si è capito il disco. Oggi sabbia, domani spaghetti. Cioè, un passaggio. È fragile. Buono, sono molto molto curioso. Sì, sì. Che è successo il 13 gennaio? Ma lo so io. Sapere che io quando ero bambino ho donato mio padre. Hai fatto bene. E ti porto via con me. Guarda, hai sbagliato completamente. Completamente. Quello che vuoi dire tu. È finito. Da quali, in quei video hai detto queste cose qua? Esatto, cioè, in quale occasione fai? Ma questo da cercare di lo salvati. Ho lodato mio padre. Ma che ne so? Ragazzi, questo era. Ma che è successo il 13 dicembre? Non lo so, ma sarà uno di quei giochi che ti dicono le cose. In un prossimo video faremo anche noi questa cosa. Il 13 dicembre. Il 13 dicembre. Primo era anche bello, il secondo. Primo era bellissimo. Il secondo. Era anche un po' ripetitivo. Ma il primo bellissimo. Ragazzi, questa era la reaction al Super Power Chiama, sul richiamo, non so come lo chiamerò. Ringrazio tantissimo la gang del Bosco per averci accompagnato in questa difficile impresa. Noi ci vediamo il 13 dicembre con il nostro nuovo evento insieme ai mates. E ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao, te lo do a tutti.